Questa mattina è stata inaugurata la biblioteca per i bambini piccoli, piccolissimi. Sì. E siamo felici di questo e finalmente abbiamo realizzato un desiderio del nostro fondatore, il nostro padre, voleva eh, creare una piccola area in biblioteca dedicata ai bambini più piccoli e questo progetto Book Baby Boom ci ha consentito, grazie insomma, ai fondi del CEPRE, di poterlo fare. È una fascia addirittura sottovalutata, la 06, e noi con questa diciamo, sala possiamo finalmente ecco, iniziare anche gli incontri che... Eh, ci saranno a breve ogni mese, da ogni secondo giovedì del mese, e aperte alle famiglie, ma anche le scuole verranno la mattina in questa sala dove faremo lettura ad alta voce. L'obiettivo ovviamente è come sempre quello di incentivare la lettura nelle nuove generazioni, nelle famiglie, per questo c'è anche una rete molto uh, consistente eh, che si attiva in questo, perché abbiamo grazie ai fondi comprato anche eh, dei libri della letteratura dell'infanzia. Quindi abbiamo arricchito il nostro patrimonio e abbiamo comprato libri anche per i nostri partner che andranno a creare dei punti di lettura importanti nelle scuole, negli asili nidi e anche in dieci studi pediatrici. Il vostro obiettivo è sempre quello di partenza? E far crescere la cultura, spingere alla lettura e soprattutto formare già i bambini perché si rendano conto quanto è importante la lettura. Sì, assolutamente, i bambini molto spesso, sembra una frase banale, eh, tutti ci teniamo, i bambini sappiamo che sono la nostra speranza, però a volte avviene anche questo, che magari quando ci sono eh, incontri di rappresentazioni importanti dei bambini molto spesso non si vedono eh, le rappresentazioni o le istituzioni ufficiali. Ecco. Uh, la dottoressa La Calamita, che è una diciamo, la presidentessa del leggere coccole di Bari, che è una nostra formatrice, ha fatto una piccola battuta, forse perché non votano, <ride> e, è una sfida insomma un po' questo, però ecco i bambini bisogna tenerci, perché si parte da lì e se davvero ecco, tutti lo diciamo allora dobbiamo impegnarci in questo. Ma poi arrivando qui possono anche giocare. Certo, possono giocare, possono esplorare, che è qualcosa di, eh, di magico, cioè possono prendere i libri che sono di, di tutti i generi, del black and white, uh, libri diciamo, uh, adatti ecco, a bambini anche proprio in gravidanza, addirittura per le donne in gravidanza, quindi verranno anche le donne diciamo, uh, in gravidanza grazie al nostro partner Baobo, e, e possono quindi rilassarsi e entrare in un uh, ambiente di fantasia, di magia e di miglioramento. Il loro sistema ecco, eh, culturale, ma anche noi sappiamo benissimo che la lettura mh, va a arricchire ecco, eh, anche la mente e il cuore di una persona.